e faremo delle partite alternate tra chat completa e solo sub. Se siete sub o volete avere delle partite sicure, sapete che potete fare l'abbonamento grazie per i vostri soldi. Che lo sponsor di questo no. No ragazzi, no. E poi il link lo mando su Discord, quindi punto esclamativo Discord. Bene, vogliamo giocare a Gartic Phone? Fico. Ragazzi, non so se quello che dice Browers Office è vero, ha scritto la sedia delle gambe si sentono molto bassi sia Edo che da Drake, non so se è vero. Non so se è vero. Vi alzo leggermente il volume, parlate. Io mi sento forte e chiaro. Sì, ora sì. Ah, è vero, vi devo far vedere una foto. Ragazzi, Moro ha creato questo per la chat. Ecco, ti ho risposto su WhatsApp, vado a vedere. Grazie Poldo, grazie. Mi ha mandato diverse foto. Ma dove devo guardare? Fantastico. No, stavo facendo vedere. Ecco che cosa ha creato Moro, ragazzi. Tutto per voi. No, lo sto facendo vedere in live, ragazzi. Ah, carino. Ah, oddio. lo possiamo stampare e creare, quindi. Ma cos'è? È una piramide. Oh, fin qui ci sono. Ma cos'è? È la faccia del creatore. Oh, grazie, e fin qui ci sono. Ma cosa è pelle? Cos'è quella texture? Dovrebbe essere pelle. Mi sembra tipo deserto a me. Ma infatti, ma che angoscia. Ho un po' paura. Vabbè, ragazzi, ve lo manderò su Discord, così chi lo vuole stampare può fare il prisma. È un pollice, ma scusatemi, ma sembra Patrick. Cos'è? Vabbè, senti, il tuo creatore non lo vuoi far vedere? In realtà è uno shuriken. È uno shuriken bellissimo. Allora, innanzitutto vi invito voi due. Potete vedere la chat, questa qui dove siete. Sì. Fico. Ecco. Perfetto, entrate. Faremo entrare gente alla volta. Fico, bene. Tempo normale. Disegni pochi. Fico. Non capisco. Siete invitati. Vi ho mandato il link. Dove? Vabbè, e per Edo allora. devo sempre fare, vabbè, dai. Aspetta, no. Te l'ho mandato in chat privata, santa grazie. Miseria. Grazie, seggiolina. Io ho un prisma uguale, ma con la faccia di Moro enorme, bellissimo. Io ce l'ho. Sono entrato? No. Ma, scusami, ho cliccato il link. Moderazione on. No, non voglio la moderazione. Mandate pure tutte le foto dei pipi che volete. Segretezza, animazione. Ah, la cosa è più dopo. Va bene. Senti, non funziona la mia vita. Sto cliccando dai, link. Dai, ti prego, non riesci non neanche a giocare a Gartic Phone, santa non miseria. Ho mandato il link giusto. Ma come non ti ho mandato il link giusto? Quando clicco il link mi porta nella mia esistenza, cioè Ma è la non ci posso credere. Non riesci neanche a giocare a Gartic Phone. E niente, non va. Aspetta, faccio una cosa, aspetta. Cambia browser per piacere. Browser. Addirittura browser. Mamma mia. Browser. Che sono? No, non ci sono. Ah, forse devo. Se magari clicco e entra. Ho capito. Ce la puoi fare? Ah, non avevi preso. Oh mio Dio. Non ci posso credere. Ogni volta così. Ogni volta, ragazzi. È 2 anni che conosco Edoardo fa cose. Non è mai andata una cosa giusta. Non ho cliccato entrare. Entrare. Chat, io vi mando il link in chat, poi passeremo a quella solo per... Dovete cliccare molto velocemente, perché altrimenti non entrate. Mi dispiace, 3, 2, 1, via. Ma da Drake è una scimmia. Da Drake è la scimmia. Vuoi sapere perché? Forse no. Perfetto, siamo 14. Dico solo che abito in una zona molto a sud dell'Italia. Ah, è vero, per questo è la lore. Lore? È lore, sì. Io sono una matura. Pulo culito, ok. Pulo culito. Ci abbiamo Jonathan Joestar, Christ, Aki, Pulo culito, Cavolfiorex, da quanto tempo? Allora, signori. Pulo culito. Stai facendo... hai riso sul serio? Sì. Si fa ridere anche a me, purtroppo. Va bene. Allora, signori, 3, 2, 1, si parte. Sì. Ok. Allora. Un poliziotto pettegolo in discoteca, no. Adolescente che vomita sulla ruota gigante. C'è anche Chara, addirittura. Abbiamo anche un VIP. Oh, sono stupido. Ok, inizio subito. Perfetto.
Perfetto. Dopo si farà un altro round. No, penso che facciamo questo round da 10 minuti e poi chiudo la live. Ed è stato bello. Poldo, non guardare la live, vai via. You are a bastard. Perché? Ho scritto una cosa. Okay. Bello questo. Questo ma mi piace. Sto leggendo? Ma cosa sto leggendo? Michele, grazie mille per l'abbonamento, bro. Un bacione. Michele. Perché mi prendi in Michele? Giro? Michele. Allora, questo è un è decisamente una bottiglia di shampoo. Ok. Credo. Non è così uno shampoo. Oh no, ragazzi, è partito lo shampoo. No. Shampoo si chiama. Vuoi sapere una cosa? L'ho scritta io quello. Cosa vuoi? L'ho scritta io quella che ti è arrivata. Lo shampoo. Bello. Allora adesso gli farò due gambe fenomenali, sappilo. Eccolo qua. Perfetto, signori. Ora vi farò vedere le cosce più grosse del... Ma io... È bannabile quello che devo disegnare. Dipende. Allora, io non sono live su TikTok. L'altra volta sono stato bannato per via del culo, no? Questa volta non lo sono, quindi dovrebbe andare bene. Fa troppo ridere. Ok, ho creato le gambe. Fantastico. È un po' cursata, devo dire la verità. Aspetta, devo fare... Oh, ma quanto siete concentrati? Smettetela di traiardare. Stasera. Allora, eccolo la sera. Qua. Tonight is the night. Tonight is the night. Di 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 di. Eccolo qua. Sedia, Bertra ti stava chiamando in live. Che senso ha che mi chiami? Ah, mi ha mandato un messaggio vocale. Oddio santo. Ma perché tutti... Ma perché io ho solo colleghi che fanno così, santo Dio? Che mandano vocali? Sedia, non me ne frega un cazzo che tu sia in live. Adesso ti hanno regalato la sub e devi ringraziare. Grazie. Ah. Che... Non mi ha regalato nessuno la sub. Perfetto, ho finito. Mi sembra giusto. A me non ha regalato nessuno la sub, però. Non c'è nessuno che mi ha regalato la sub, caro Bertra. È una bugia. È stata una bugia. Scammati? Sembra una lattina, non me ne importa niente. C'è scritto shampoo. È stato uno scampo. No, ti prego. A me non ha regalato nessuno la sub, mi dispiace. Ok, perfetto. In chat scrivi grazie per la sub non regalata. Ah, mi hanno regalato una sub. Ah, ho capito da loro. Cosa guardo? Non io so. Non so cosa sia questa cosa. Oh mamma mia. Cos'è questo? È carinissimo. Oddio, però non sono io. Ah. No, sono stupido. Sono molto spaventato da quello che sto vedendo, però va bene così. È disegnato troppo bene questa cosa per essere... Non so che cosa state guardando voi, ma va bene. Io credo che ci siamo scambiate le frasi all'inizio. Probabile. Io ho ricevuto una con lo shampoo, quindi non ho idea. Una con un pisellino, quindi... No, no, ragazzi, no, non ha senso questa cosa. Smettetela di fare questa... Edoardo, smettila. Uomo uovo col corpo... Oddio, cosa? È difficile questa roba, però ce la devo fare. Oh no, cosa... Ok, va bene. Allora, provo a fare così. Gli faccio tipo i muscoli, perché io so solo pensare in questo modo dopo Giorgio. Pettorali, ovviamente. Farò... Okay. Ma perché mi stanno uscendo tutti i disegni cursati? Non ho capito. No, più che altro non capisco perché ti arrivino solo le mie frasi. Ma perché era la tua? Allora, facciamo così. Gli facciamo un bel corpo da Sigma Male. Assolutamente sì. Capezzoli, ovviamente. Dato che non siamo in live su TikTok. Parole. Come faccio a far capire che è un uovo? Gli faccio un crack sulla testa. Scusi? Vuol dire che si sta schiudendo. Oppure che è drogato. Sono... Gli scriverò sono un uovo per farlo capire. Pochi capelli, con pochi capelli. Il corpo è grigio. Letteralmente il giga Chad. Sì. Letteralmente. Mi dispiace, era quello. Era proprio quello? Mi è arrivato quello. Ok. Era proprio quello, ragazzi.
Era proprio quello. Ma era proprio quello. È con head ma palestrato. Ma quello è Poketongs. Ragazzi, non è Poketongs, lo giuro. Sono Poketongs. Io ho due disegni. Io ho due disegni, due piselli. Ok. No, perché sempre questa cosa del pipo? Su. Non è colpa mia. Volevo farla più dinamica, purtroppo non oddio, riuscito. Ho sbagliato, ho scritto Poketoni. Oh no. Poketoni? Vabbè, lo terrò così, mi piace così. Sembra sul punto di commettere tutti e sette i peccati capitali allo stesso momento. Faceremo mi sembra un buon modo di vedere la cosa. Va bene, ragazzi, io sono pronto. Smettetela di fare gli artisti e consegnate il disegno. No, mi dispiace, devo fare per bene il pisello. No, 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 ma perché ogni volta deve andare a finire così? Tra l'altro, perfetto, ragazzi, questa sera potrebbe arrivare Poco Doggo se riesce a ritornare da Napoli centro. Comunque, io giuro, non ho scritto niente, ma... Perfetto. No, che? No. Okay. Oddio. No, Poldo, io non sono stupido. Smettila, cattivo. Io sto guardando... Edoardo fa cose, io questa cosa non posso, veramente non ce la posso fare, non va bene, no, decisamente no. E tra l'altro mi hai rotto! Edoardo fa cose? Successo? Usa la sua imponente ciola per distruggere... Oh, ma comunque basta, ti è arrivata per la terza volta la cosa mia! No! Non sono riuscito neanche a finire di scrivere. Oddio, cos'è questo? Che vuol dire poi su un carro armato? Ma basta, basta, perché ti arrivano solo le mie frasi? Te la posso fare? Ma poi che vuol dire da Drake? Ma pure tu. Mi è arrivato Vabbè. Questo, non ci posso fare niente. Vabbè, allora faccio così, cerco di disegnare un carro armato, va bene. Allora, i carri armati si fanno... Allora, partiamo da questo, no? Questa sarà ufficialmente la mia opera d'arte, ragazzi. Come si tiene un pennello in mano? Come si tiene un carro armato? Scusami? Un Panzerfaust, ci sta? No, il Panzerfaust era un'arma, non un carro armato. Vabbè, non so perché dovrei... sapere. Oh, questa... Carmoni! Signori, stiamo giocando a Risico, per chi non l'avesse capito, e io sto con la Germania. Io ho i vichinghi. Tu hai i vichinghi? Sì. Purtroppo volevo Roma, ma mi è capitato. Io non so giocare più a Risico, cioè non ci gioco più da tipo... Qui farò un bellissimo pompe. Guarda qua che pompelmo meraviglioso. Ok. Op. Tra l'altro vi volevo dire che questo probabilmente finirà in un video, forse. Ah. Oh, perfetto. Magari la parte con dove tu mi distruggi con la tua ciola la possiamo evitare. No, era la cosa più bella. Ho capito, però, cioè non è che io posso. Vabbè, la censuriamo. Allora, lo sapevo così, che dovevo censurarlo. Così, poi facciamo così, poi facciamo. Vabbè, la censurerò in video, che ti devo dire. Facciamo così e poi ci sono io, tipo qua, che sono così, dello stesso colore del pompelmo, tra l'altro. Beh, io ho fatto. Ho fatto anche l'ombra, ma vi rendete conto? Pompelmo, signori, pompelmo in chat, grazie. Schipidi papà. Sono molto contento della mia opera. Anch'io. Pompelmo. Bella l'ombra del pompelmo. Grazie. Si sente proprio intimidato, proprio. Sì, si dice sì. Intimidato. Intimidito. è un mandarino, non è un mandarino, è un pompelmo. Shut up. Ancora con questa. Io penso di aver fatto il miglior disegno della mia vita. Però va bene così. Ok. Questo è decisamente. Questo è. Ok. A posto. Intimidato. Come si chiama la parte della sedia? Dove ma perché appoggi? Scusatemi, i pompelmi non hanno le foglie. Smettetela di fare gli studiati, per piacere. Ho avuto lapsus, non mi ricordavo come si dicesse schienale. Schienale. Schienile. Lo schienale. Perché ti siedi con la schiena. Se invece ti sedevi con il sedere, era uno schienale. Giusto, giusto, giusto. Allora, signori, benvenuti qui. E ora racconteremo addirittura il coso.
Ah, ma quindi rischia di non vedersi il mio disegno? No, si no, tutti. si vedono. Quelli che sono stati fatti si vedono. Perfetto. Tutti. Quindi fico. Plus, sì, ma sì, va bene. MR Paul d'avocado. Questa era la mia. Perché MR? Questo è questa è... Questa ma è non era la... Ma perché? Ma non questa c'entra niente. La legge. Rock. Che rock. Rock? Ma avvocato, perché non avvocato. Perché è rock, capito? This is law. Un tizio punta urla i suoi diritti a un mandolino. Giusto. Mandolino, devi accettare i miei diritti. Ho capito, avvocato per avvocato. What un signore fuck? Che sgrida una provola poco stagionata. È una cosa bellissima, tra l'altro. Con porca occhio, miseria. L'avvocato hai fatto un disegno meraviglioso. Bello, bello, adoro. Il migliore di questa line. Prego, da Drake. Vabbè, shampoo tu lo sai. A due gambe. Shampoo a due gambe. Io ho iniziato la wave. Adesso tocca. Easy. Vediamo che cosa succede. Oh madre. sembra CR7 in realtà trasformato in shampoo. Shampoo con le gambe. Lisce. Lisce. Grazie per la precisazione. Oddio, no. Cosa no! Ho fatto? Oh, no, questa è... non era io quello cago che volevo. Io cago shampoo. Questo è molto, molto corso. Proprio io, però, Allora. Ciao pane, ciao bellissimo. Ok, ho capito. Uomo aloe muore mentre caga su un cesso con aloe finta. Come sì. Muore? Che vuol dire aloe finta? È aloe vera. Ah, che imbarazzo. Edoardo fa cose. Due gambe diventa pisellino. Ah, ecco, io la dovete smettere con questa cosa. No! Sedia a due gambe VS, pipa a due gambe. Beh, più o meno simile. La sedia a due gambe pelose vs il pisello a due gambe lisce. No, due gambe pelose. No. Due gambe pelose. Sedia a due gambe, Bruno, con tre peni vs pene a due gambe. 10 mesi, bro. Schibidi bop. Ma quello è Bruno, signori. Io... Dai, ammettimi. Io ti amo, Camufiore. Il mio disegno è molto bello. Questo non va bene. Questo non va bene per niente. No, se mi bannano la live, ragazzi, sappiate che è colpa di Da Drake. In una doccia, quattro gambe. Oh, wow. Ok, sedia si fa una doccia. È molto carino. Questo è più mi stanno facendo la doccia nei sedia si fa la doccia mentre no, è mitragliatore, non c'è. Oh, cosa? Chi è quello? Chi è quel tizio? Chi è quello? Sedia è molto due gambe fa doccia calda. Guardone? Un tizio. Guardone momento. Io non penso di sapere chi è, ma andiamo avanti. Nico Caddo avvocato, ma in realtà è Poldo. Vero, bene, fantastico. Ok. Poldo TV. Giusto, Nico Caddo avvocato che piange mangiando un panino. Ma no, ma c'è scritto Poldo. Ma dai. Bene, io non so chi sia Nico Caddo avvocato. Perfetto, devi andare a vedere. C'ha una lore impazzesca. Ladra che cerca di mangiare il cioccopollo di ma Leo. Ma come? Ma non ho neanche la barba. Ma che cioccopollo, scusa. Oh, bellissimo. I'm here. Il ma è un cioccopollo enorme. Il momento dell'arrosto. Il momento arrosto. Il momento dell'arrosto è così aulico come frase. È il momento dell'arrosto. Oltre al pompelmo momento, adesso dobbiamo fare il momento dell'arrosto. Il momento bellissimo. Dell'arrosto. La sedia a tre gambe picchia Poldo. Ok, certo. Ovviamente, no? Quello sembra tutt'altro. Tutto fuori UT. No, non era quello che... Esatto. Io me ne... No. Cosa? Ok. Ok. Ah, questo credo mi sia arrivato a me a un certo punto. Beh, ah sì, mi è arrivato questo e io l'ho tradotto in un solo modo. Vabbè, ha senso, no? Perché giusto, però la sedia l'allusione alle tre gambe, questa cosa è una bella vuol domanda, dire? Rick. Cosa vuol dire la sedia a tre calve? Ah. Va, io è incredibile come sia riuscito a trovare interpretazione per questa teste. Cosa. La sedia a tre what? È un cerbero. Ma è what? Bellissimo. Ma è stranissimo. È il tipico disegno sedia che farebbe Edoardo. Sedia a due gambe senza schienale con tre spiritelli attorno. Spiritelli. Paolo, grazie mille per l'Alpine, bro. Un bacione. Fantasmi intorno ad una sedia senza schienale. Ha senso, sì. Decisamente quello che pensavo. Sedia che bacia Edo. Oh no, ecco che cosa mi era arrivato. Ecco.
vedi, Kiss. Ecco. C'è un enorme bacio in mezzo a noi, molto bello. Sedia a quattro gambe, Xedo. Xedo. Sì, l'ho scritto io. Dove si scende stasera? Dove no, succede? Non è così che funziona, ragazzi. Edo seduto sì, sulla sedia, ma a quattro gambe. Ok, stai improvvisando. Oddio. Ma doveva essere seduto. Edo con faccia cursata guarda la sedia a quattro gambe. Ragazzi, quattro. È scritto qua. Ma mi sembra uno di quei puppet con, sai, con la mano del calzino. Ah, con la mano dentro, sì, sì. Con un po' di sangue anche. Tra l'altro, non so se avete visto, praticamente Chris ha avuto la geniale idea che per far vedere la proiezione ortogonale della quarta gamba ha messo il tratteggio dietro. Fantastico. Bellissimo. Il fatto che ti abbia detto proiezione ortogonale mi ha fatto partire un sacco di quei ricordi. Eh sì, esatto. Ah, i ecco ricordi della scuola. Cosa che mi è arrivata. Wow, questo sono io. Cioè, il creatore. Uomo nuovo col corpo grigio e pochi capelli. Magus, grazie mille per l'abbonamento. Questo è la verità. Wow. Ecco perché non avevo capito. Guardate, comunque, il creatore che dopo si vede trasformato in un uovo. Alla testa a uovo. Oddio santo. Wow. Wow, sembra il gigante colossale. Zeb 89 Chad. Oh no. Ma è Zeb 89? Ah, ecco, infatti, no. Gimaldo, vedi? Non è Zeb 89. Va bene, peccato. Edo con il suo super pippo che sfonda sedia. Scusa, ecco. Cosa? Ora capisco tante cose. Oh mio Dio! Ecco quella che mi è arrivata a me, che sono contento di aver fatto. Edo sedia col suo pippo. Io non l'ho censurato, però. grazie. Fa ancora Edoardo male. Fa cose, usa la sua imponente ciola per distruggere esse. La sua imponente ciola. No, ma scusami. Ma no, ma che cosa? Verrai bannato. Sì, sono cosa sta facendo quello? Ma non va bene. Cioè, sta tenendo in mano un cartello. Verrai bannato, lo so, avvocato. Grazie per avermelo ricordato. Se dispara un pompelmo da un carro armato. Ok. Ok. Ah, mi sa che a me non è arrivato il pompelmo. È un pompelmo gigantesco. Sedia a due gambe per sul che carro lo armato che spara un mandarino. Vabbè, eccolo qua, ovviamente. Ma è bello! Edo, smettila! Sedia tradisce il pompelmo su un carro armato. Tradisce il pompelmo. Pipì. Sedia investe un mandarino col carro armato. Perché lo dovrei investire? Ho un bazooka? Vabbè. Pittore che dipinge del ferro. Il ferro napoletano, il famoso capito, ferro. Capito, sì, sì, infatti, ho capito. Ecco. Hai capito? Ecco perché mi è arrivata quella roba. Uomo senza pantaloni che disegna del ferro. Senza pantaloni. Questo dettaglio che senza pantaloni. Ah, disegna il ferro, eccolo, ecco, appunto. Eccolo. Magus, dipinge basta. Una pistola che grazie spara. Mille. Shut up. Un bacione a Magus. Bravissima, guarda che roba, Derek. Ma è l'arte bellissimo della l'arte della guerra, della guerra. È così che questa... diamo una linea proprio. Sì, sì, questa è come è l'ora del pollo. Com'era? L'ora è l'ora dell'arrosto. Il momento dell'arrosto. L'ora del pollo. Oddio, Cloud Smasher, grazie mille per il Prime, bro. Un bacione. Grazie mille. Andiamo avanti. Scusate, mi stavo ringraziando la subs. Un pinguino molto serio in smoking. Molto serio. Questa è una frase preimpostata del gioco. È il momento della mia opera d'arte. Hai fatto un'opera d'arte? Sì. Pinguin smoking starnutisce. Starnutisce, questa te la sei inventata. Guarda che roba sta per arrivare. Ha senso, ok. Pingu vomita come il Vesuvio. Oh, vomita ecco. Come il Vesuvio. Oh no, che cosa hai combinato? Ma è stupendo! Il pinguino di pinguini di Madagascar si trasforma nel Vesuvio. Hai fatto un capolavoro. Ho fatto letteralmente il Vesuvio a forma di pinguini. È quasi inquietante. Oddio. Fish. Ho paura. Nuovo sfondo. Vabbè ragazzi, potete screenshottarlo. Fate quello che volete. Usatelo. Scarichiamo le GIF. Si può fare? Io non lo so fare mai. Ok, l'ho fatto. Fico. Fico. Culo pulito. Fico. Ah, culo pulito. Ah, che poi l'ha scritto culo pulito. Oh mio... No, pulitissimo. Un culo molto pulito sulla testa. Un culo molto pulito. Non è un culo, non è un quello culo. Sembra più uno zoccolo. Mi sa che qualcuno verrà bannato. Oh no, è quel coso. Mi sa che qualcuno verrà bannato. Ma non sembra un culo. Ragazzi, è palesemente ban, esatto, sì. Sedia bannata da TikTok. Fantastico.
Ma tu non lo sai, ho fatto un culetto e sono stato bannato da TikTok. Te l'avevo detto, mi sa. Ma da quando il simbolo di TikTok è una J? È vero, è una J. È TikTok. Allora, signori, manderò un nuovo link in chat. No, in chat. Questo qui è solo per abbonati, la prossima. Very nice. Allora, devo per forza fare così, poi fare così, poi fare così, poi fare così, poi fare così. Lo uscire quindi noi, sì. Sì, sì, uscite, vi mando new link. Very nice. E mando il link. Adesso entrate prima voi e poi lo mando agli sub. YouTube. Allora, questa partita è... Per favore mi aggiungi al server Discord. Devi fare punto esclamativo Discord, bro. Ok. Che schifo gli otaku, ho letto nella chat di Discord. Grazie, Magus. Grazie davvero. Ci siete? Eccoli qua, perfetto. Mi ero fermato a vedere la pubblicità perché mi stava interessando. Veramente? Ah, io non le guardo le pubblicità. Aldebaran, grazie mille per l'abbonamento, bro. Grazie davvero. Magusus. Thank you very much. Ci siamo? Mancano pochi? Cinque. C'è Sommo, c'è... Chi è Mac... Ah, è Macnic, ok. C'è Erto, c'è Magus, c'è Grogu, c'è Matrix. C'è Yotobi! Finalmente, ragazzi, Yotobi gioca con noi. Ah, Yotobi. Voi non l'avete sentito mai. Voi non l'avete sentito, ma inizio live mi sono presentato come Yotobi e questa è la mia nuova recensione. Ah, va bene, sì. E poi lui, tipo, io recensisco sedie. È assolutamente quello che succede. Beh, pronti partenza, via. Wow. Bene, non scriverò assolutamente sedie a YouTube. Esatto. Vi prego, cerchiamo di evitare le ciole, per favore, grazie. Davvero. Davvero, davvero. Su che canale sta il link? Kendrix, sul consiglio, lo vedi solo se sei abbonato. Perché siamo fichi. Ragazzi, io ve lo dico sempre, queste live sono pay to win. Ah. Sì, sì, sì. Chi fa la sub ha tutti i pregi rispetto agli altri. Ovviamente, ragazzi, solo esclusività e non inclusività. Questa è la morale. Mm. Io c'ho pagliaccio biondo che danza. Metterò... Sta finendo il tempo. Adoro. La faccio semplice. Mm. No, dai, voglio vedere no, che cosa di... Yotobi ha due gambe. Dove la mia pinna? La mia pinna. Aspetta, mi serve un'immagine. Allora, Oh madre. Questo lo so come si fa. Aspetta. Aspetta, si fa così. Quindi ha una faccia. Raga, mi serve un'immagine, dove la trovo? È una faccia. Poi ha degli occhiali. Eccola. Non è il creatore, ve lo ricordo. Facciamo così. Poi, allora, Yotobi indossa, cos'era? Tipo il... sì, quello. I pantaloni. Quello sicuramente, guarda, credo proprio di sì. Poi faccio così. L'ho fatto un po' troppo grande, vabbè, lo faccio in prospettiva, tipo, no? E poi chiudo questo, no? E gli faccio letteralmente due gambe di legno. No, non ha senso questa linea che ho fatto, grazie. Sembra un enorme pipo, quindi eviterei, magari. Pipidi papidi. Ragazzi, alterna partite con i sub. Ah, grazie, ragazzi. Qualcuno che lo dice in chat senza che lo dica io 2000 volte. Thanks. Io mi sto impegnando parecchio. Io pure fin troppo, sinceramente. Ok. Fico. Ok, mi servono i colori. La frase direbbe un bimbo. Cosa? Cacca pipì. Non siamo di colori, mamma. Allora, ok. Mamma mia, mi sto impegnando fin troppo. Pure io, ma non ho il colore giusto. Questo è più. Però fa schifo, cioè non è che mi sto impegnando ed esce una cosa bella, fa schifo completamente. Vabbè, l'importante non è il risultato, ma l'impegno che ci hai messo nel raggiungerlo. Questo è quello che direbbe un perdente da Drake. Mi stai dando del perdente. No, no, è una frase che dico spesso. Oh no, da Drake, non fare così. Camicia bianca. Perché camicia nera non si può dire su Twitch. La famosa canzone. Sì, sì, certo, quella, sì. Bene, io ho finito. Sono molto soddisfatto. Fin troppo complicato questo disegno.
Veramente no, il mio era semplice, però era una frase molto basica. Madonna, che ansia. Ok, facciamo così. Pop. Andata. Nuova... Oh mio Dio. Cos'è questo? No. Cos'è? Beh, è quello che stavo pensando. Mm-hmm. No? Oh no, sei di vezzeggiativo di faccia. No, no, ragazzi, non si può dire quella cosa lì. No, per favore. No, lo dice. Cosa sto guardando? Sono per Toto Live. Che succede? Cosa? Cos'è? Io penso che siano una sedia e uno shampoo imbarazzati, come scritto. Allora, vi devo dire la verità. A me sembra più un accendino Bic. Vero, vero, vero. Vabbè. Allora. Oh no! Oddio mio, è troppo difficile questa cosa, però è bellissima se riesco a farla. Però allora, io credo di poter fare una cosa decente stavolta, forse. Io però come faccio a far capire che è lui? Lui, ma proprio lui? No, no, no. Lui? Ma lui? No, no, allora, si fa così? Comunque stai di essere proprio sul filo del rasoio. Ma a me piace vivere così, se no che vita è? Un quarto di banna alla volta. Un quarto di banna alla volta. A me piace testare i limiti, ragazzi, come potete vedere. Paolo. Mi metto anche l'altra sera a letto. Edo, scusa. Va bene, ragazzi, cercate di ignorare quello che ha detto Edoardo Facose, perché io non lo condivido, grazie. Veramente davvero poco simpatico Edoardo Facosa. Ah, come si fa la prey emoji? Ogni volta. Edoardo fa casa. Aspetta, devo fare così e poi fare le manine congiunte. Allora, vi dico, vi giuro che con il colore uscirà molto meglio. Giuro, ve lo giuro, credo. Io ho sbagliato. Ah, sbagliato? Ho sbagliato. Allora, Edoardo fa... Cosa? È uscito peggio di quanto pensassi. Perché? Ah no, arancione è questo. Perfetto. Allora, io sono dello stesso colore del pomping. Del pompelmo. Scusami, del cosa? Del pompelmo, volevo di dire pompelmo. Sei lo stesso del colore. Pompelmo, ho detto del pompelmo. Smettetela, madonna, quanto siete. Certe volte uno sbaglia a dire una cosa subito. Oh, guarda, ho detto una cosa. Edoardo. Mo devo scrivere... Ah, aspetta. Bip. No, no, ti prego, segna questi versi. Vabbè, bip. Mamma mia, ce la posso fare. Godopoli. Il verde, maledizione. Pa-pom. E poi questo. No, ho fatto l'ombra rossa. Perfetto. Mamma mia, un disegno migliore di questo, signori. Mettici una stella Satani. No, ragazzi, no. Ok, pronto, ho fatto tutto. Sarebbe blasfemo dire Drake abbiamo... che diventa il messia? No, non credo. Ah. Ma io non sono un prete, quindi non lo so. Questo non ho la minima idea di che cosa sia, quindi digiterò la prima cosa che mi viene in mente. Ovvero... il Gambe Papa che dabba. Okay. Ah. Polo delle praterie, grazie mille per il Prime, bro. No, non è quella cosa che appena scritto. Non è un bacione. Non è quella cosa che ho scritto. Ah, mi sa di no, mi sa che è sbagliato. Ho detto gambe Pippo per due, cioè non ha senso per me. Pisellini Findus, non la verdura. Ma che cosa significa? Ma no, ragazzi, ma non potete fare così ogni volta. Ma perché ogni volta? Davvero? Ma io come faccio a fare sta roba? Io... I pisellini Findus. Va bene, ragazzi, io farò letteralmente i pisellini Findus, non mi interessa. Va bene, cerchiamo di fare un piatto convincente. Sembra più una pizza, ma va bene. Facciamo una pizza? Sembra una pizza a questo punto. Scusate, sono in ritardo. Non fa niente, le bull. Io sempre, ogni giorno. Sta un po' cadendo. Guarda la prospettiva, come aggiusta tutto, fico. Mamma mia, che prospettiva ho fatto io. Mio Dio, fa schifo la mia, quindi la tolgo. Ok, coltello. Quello non è un coltello. La cena di Poldo. Ah, è vero, quella volta che si è mangiato i pisellini.
Ok, forchetta. Ragazzi, comunque voi state troppo tryhardando per i miei gusti. Io sicuramente. Allora, facciamo così e adesso coloriamo i piselli. Ok, perfetto. Ho perso 30 anni a fare una cosa, non riuscirò a fare la seconda parte del disegno probabilmente. Perfetto. Quello è diventato tutto un pisello. Ok, cerchiamo. Vesuvio. Quello pure. E questo pure. Vabbè, ragazzi, ci sono diversi... 65 euro per una pizza con i piselli. Ma siamo matti, ragazzi. Allora, così... piatto finisce così, poi il piatto è bianco sotto, però non lo posso fare, quindi lo faccio grigio. Fa schifo, è tremendo. Ma va bene così, ragazzi. Delle volte le cose non escono sempre bene. Dovete solo avere il coraggio di accettare i vostri errori e fa schifo! Scusatemi, ragazzi, mi sono fatto un attimo prendere. No, no, fammi finire! Fammi finire! Dus. Ho scritto Findus, però l'ho scritto male. Dico. No. Non sembra una pizza. Oh, ti ringrazio, Andri, davvero. Ma Findus non è tipo un richiamo d'aiuto? Tipo find us. Veramente? Che ansia. Findus. Beh, è uscito molto complesso, purtroppo. Letteralmente. Oh mio Dio, che cosa sto guardando? Ok. Io cosa sto guardando? Che succede? Che cosa... Allora, è sicuramente un... Oddio. È un no, ragazzi, basta dai Roma, per favore, non si dice più dai Roma. Grazie. Io credo che ci sarà solo una via per questa la pizza dei puffi. Questo round. Cosa sto guardando? Sedia, cos'è quella cosa lì? Sedia. Ratatouille. Non si scrive così. Ratatouille. Ma non è mai Ratatouille, ma scusa. Ma certo che è Ratatouille. È uguale. È lui, non lo vedi? Racconto on perché mi fa ridere la voce. Edoardo fa cose a Napoli. Tipica location. Va bene. Grazie mille. Edo spaventato per l'eruzione del Vesuvio. Oh, beh, mi è... Però mi è arrivata la frase, giuro. Carino. Il sound effect. No! Vuoto. No, ma bellissimo. Non sembra molto spaventato, però effettivamente. Oh no, proprio casa di Edo No More. Oh no, casa di Edo No More. In realtà sembra che l'abbia bellissimo. Fatto bellissimo. Sembra che l'abbia fatto eruttare lui. Ce l'ha fatta. Edoardo fa cose e fa eruttare il Vesuvio. Così si chiamerà il titolo del video. Sedia svela di essere Yotobi 2. Io sono Yotobi 2. Yotobi 2. Ah, i baffetti sono bellissimi. A tutto Sega senso. Si finge Yotobi. No, Yotobi. Sono veramente Yotobi. Yotobi. Sono Yotobi. Oh, qui sembra una Among Us palese. Yotobi di gambe. Jesusissimo. Poi ci sono io che ho disegnato questo abomi. Oh, what? Yotobi da. Ma è bellissimo. Io ne ho fatto un'altra te versione. Sono con due gambe di legno. No. Ma a me pure è arrivato sto disegno. Pure a me. È possibile. Pure a me. Wow. Scusatemi, ma a me è arrivato Yotobi a due gambe? No. Perché non è stato... Però se ci guarda, se vedi, se guardi bene, è un mi. È carinissimo. Post-rabbico, però ci sta. Mi piace il le due gambe di sedia diventano parabolic pipi. Le due gambe di sedia diventano parabolic pipi. Parabolic pipi. Questa era la cosa più stupida. Il pipi da gaming. Il pipi da gaming. L'ho trovato, funziona. No, per me no. Il papa che dabba. Eh beh. Voglio vedere il papa che dabba. Bellissimo, bellissimo. Dei me, grazie drip, mille. Papa l'abbonamento, ovviamente. Non mi porti a cena, abbiamo un bambino, bro. Abbiamo un bambino. Bocchiline, ma efficace. Giusto, esatto. Dimmi, quando vuoi ti porto a cena. Il lo famoso sai. Uber, la sedia a due gambe, ma non è una sedia. Io non sono famoso, soprattutto. Oh mio Dio. Ok, è rosso. Ah, sì, YouTube. Uffici e consulenza. È bellissimo. Sedia, uffici e consulenza. Tra l'altro, è una cosa vera. Poi ve la faccio vedere. Sedia con una cravatta molto elegante. Oh no, so dove sta andando a finire questa roba. No, ok. Effettivamente è una sedia con una cravatta molto elegante. Okay. Sedia che ha addosso la cravatta di Edo fa il suo. Grazie, grazie. Edo fa il suo. Ah, ma io ho disegnato una cosa, non sarà questa, va bene, ok. Abbiamo scritto anche il mio disegno, vabbè. Sedia sarà... che prega.
Ah, questo è arrivato a me, mi sa. Mi sa che è arrivato pure a me. Amen. Amen. Cioè, ma non è che se dici amen hai pregato. Che prega. Va bene, ha senso. Subito zitto. Qui è arrivato a me. Sedia prega il dio Pompelmo. Lui vuole più che mi vuole un'altra cosa, Dio mio. Magus, stop. Bello. Ho le gambe e i piedi. Molto Lovecraftiana, non so. È vero. Ha fatto lo stesso disegno. Dime, shut up. Già 9 mesi sto schifo di sedia. È vero, bellissimo. Grazie. Io ho a due gambe. Oh, vedi, a me è arrivato uno di queste, mi sa. Ecco, infatti. Con quanta abilità? Wow. Bello. Grazie. Era per far capire. Karim sfoggia le sue gambe da sedia late show. Ok, va bene. Sfoggia. What the fuck is this? Bellissimo. Ecco, guarda che si infortuni e gli vengono amputate le gambe. Ma ho scritto late show. Gli vengono amputate le gambe. Uomo poi barbuto senza piedi che vede da lontano uno stickman. Il famoso molto stickman. Caldo. Ma quanto specifica? Infatti, assolutamente. Andri, anch'io ho avuto la stessa Edo reazione. E Lucy. Oh. Sì, è quella che è arrivata a me al primo. Oh, shut up, so cute. È incredibile, ho fatto lo stesso disegno io da Drake, guarda. Guarda. guarda che roba, guarda. Oddio. No, che cute, shut up, smettetelo di essere così. Edoardo fa il suo che perla con Lucy la tartaruga. Che carino! Basta! Basta, è troppo carino! Perfetto. No, non è finita, no! Che tristezza! Cioè, non è senza parole. Ve la salvo perché è super carina questa, smettetela. Che patati, esatto. Sedia, da Drake Edo Fusi, malamente, e un'unica creatura. Ecco. Dove sono io? Edo è sedia si fondono. Ah. No! Oh mio Dio. È una versione particolare. È bellissimo. Bellissimo. Come posso scioperei io? C'è un buco nero. Scioperei io esattamente così. Nel collo. Ok, fico, mi piace. Mi piace molto, mi piace davvero tanto. Francesco Totti lancia un cucchiaio a sedia. Ok. Ovviamente doveva essere così. Doveva essere ragazzo poi con giacca blu che sta per tirare un colt. Un colt. Io me ne vado bravi. Dopo qui. Effettivamente lancia quel farro. Effettivamente una colt. Fantastico. Io Tobi, perché non l'hai disegnato? No. Io Tobi Lars che lancia ragazzi. Una pistola. No. Anzi, però va bene. Eventualmente. È davvero, è la cosa è bellissima perché c'è scritto un Colt e c'è la pistola Colt. Io me ne vado, non ce la posso fare. È bellissimo. Re Julian. Io Tobi. Oh, Re Julian, vero. Re Julian. Ah, era quello sulla sedia a rotelle. No, I can't move it anymore. Oh, era quello, Ratatouille. Re Julian, mentre esiste. Mentre certo. Esiste. Maurice, I can't move it anymore. Bravissimo. Sembra Crash Maurizio Bandicoot. Maurizio, can't move it anymore. Faccina triste. Maurice, non Maurizio. Io ho scritto... Ratatouille su una sedia a rotelle? Non era Ratatouille. Fantastico. You can't cook anymore. È bellissimo. Sedia e Dedo che fanno la fusione potara. Ma quante okay. Fusioni ci sono? Già. Wow, so cool. Fantastico, Toro. Ma hai scritto potara, ma l'hai fatto con la fusione normale, scusami. Infatti non è. Ok, inclusione. Sedia e Edo si guardano e contemporaneamente dicono fusione. Vabbè, è molto descrittiva questa. Fusione! Sempre sussimo. Ma perché Sedia? Mi fate Among Us? Sedia si fonde con Edo. È bellissimo. Ma sono Pingu. Vediamo il la sedia del Sium. Famosa sedia del Sium, certo. No, peccato che non mi è arrivata a me. Ah, è proprio questa. Bella l'ombra, Grogu, bella davvero. La sedia che Sium. È perfetto. Beh. Mm-hmm. Proprio io la avrei voluta fare bellissimo. Così sta, bellissimo la sedia che siuma, signori. Siuma a due gambe. Io Tobi, che ovviamente ha deciso di non voler giocare più con noi.
Maledetto io, Tobi. Sedia Sium dopo aver fatto vincere lo scudetto al Napoli. Non ho mai fatto vincere lo scudetto al Napoli. Però sì. se vi piace che io lo dica, va bene. Sedia fa la doccia con lo shampoo. Ah, oh, no, non era quello. Sì, però. Sedia due gambe e shampoo imbarazzati in doccia. Ah, è vero, non penso che intendesse quello. Ma è su. Ok. Sedia e lo shampoo nella doccia di una prigione. No, non è così che funziona, ragazzi. Ma solo perché... purtroppo nella prigione. Quindi si sta più vicini, no? Ovviamente. Sedia si fa la doccia. Ecco. Ha senso, ha tutto molto senso. Vedi, c'è stato questo senso. Piccolo, questa parabola. Il pisellino a due palle. Certo, ovviamente doveva esserci una cosa del genere, ovviamente. Oh, grazie. Grazie mille, Somo, per aver rotto pisellini la catena. Pisellini fino. Perché erano piccoli. Io Tobi, no. Non ce la posso fare. Pisellini Findos, non la verdura, Sensord. Sensord. Findos. Ho fatto la mia versione, va bene? Ho capito. I pisellini Findos. Questa marca di pisellini ne avvede alcuni col contorno, alcuni senza. Abbiamo finito, dobbiamo farne un'altra, fico. Io sto morendo, è bellissimo questo. Mamma mia. Findos, signori Findos. Sensord. Sensord. Vi mando il link. Una quest. Pisellini Findos. Allora, ecco qua, ecco, oh, perfetto. Mamma mia. Mamma Findos. Mia. Findos. Signori, buona dime, perché mi devi dire che faccio schifo? Non ho fatto niente. Poverino. Devo migliorare nel disegno, sono carinissimi. Signori, questa è pubblica, quindi appena entra Edo la mando in chat. 3, 2, 1. Forza Edo, quando 3, 2, vuoi. 1, la mandavi. Any minute, perfetto. Signori, no. guarda là, madonna. Guarda con lì. Calma. Lurcano nell'ombra. Cish, calmatevi, madonna. Non credo sia Poldo quello che è entrato. Molto bravo. Non credo nemmeno io. Dov'è? Giumalda Street. No, io Tobi l'avevo invitato. Ah, ok. Quindi, è venuto lui. Quindi sì. Fammi dell'altro, sì. Sì. No, ma ho capito. Bene, io scriverò quello che mi esce a sinistra nella pubblicità. Guarda, non sai neanche descrivere un disegno. Vabbè, sono disegni anche un po' interpretativi di me. Sedia, mi dai un bacetto? Va bene. Era proprio un bacetto. Allora, signori, ma perché esiste la pubblicità nel mondo? Non mi frega niente del borotalco per uomini. Pavolino che ha incontrato la pubblicità. No, ragazzi, ho mandato il link in chat. Se non siete riusciti ad entrare, peggio per Worse. Perfetto. Ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho. Io ho scritto letteralmente quello che c'era scritto nella pubblicità a sinistra. Oh no. Amogas. Questo è difficile, però. Oh no. Oddio. Questo è bellissimo, però mi serve no, una foto no, di Drake. No, no, è il video quello. Mi serve una foto di Drake, eccolo qua. Aspetta, lo farò in bianco e nero, ovviamente. Allora, se io riesco a disegnare in modo decente da Drake, mi dovete dare 10 euro, va bene, ragazzi? Mi devo concentrare ovviamente in chat, dico a voi 10 euro o se non avete 10 euro a me basta anche una Coca-Cola. Ok, fico. Ora dovrò fare i baffi di The Drake. Ok. The Drake comunque a me sembri più, cioè in questo momento ho il dubbio che non riuscirò a farti bene e sembrerai una scimmia. Beh, non andresti molto lontano. The Drake, shut up. Allora, aspetta. Ma io, perché mi è capitato questo disegno? Io sto cercando perché giustamente tu hai la barba collegata alla cosa. Sto cercando anche di farlo perfetto. Questo è il problema di quello che sto perdendo tempo. Ok. Mamma mia, è difficilissimo. Per fortuna che conosco Giorgio, signori. Perfetto. Allora, com'è il corpo di The Drake? Ha un collo, come tutti gli esseri umani, credo. No, ne ho due. Ne hai due?
Il superpotere incredibile. Fico. Allora, poi hai questo, che sono tipo le spalle. E poi hai questo. Edo, ti senti un professore di anatomia oggi? Di anatomia. No, mi è cambiato immagine. Pane, grazie mille dei 100. Appena hai fatto il countdown, per mandare il link mi è saltato. Ma che sfiga. Professore di cosa? Analogia. Era troppo complesso fare questo disegno in poco tempo, Dio mio. Decisamente ora devo anche colorarlo il mio, per esempio. No, io non riuscirò mai. Ce l'ho, signori. Hai letteralmente... Vabbè, non importa. Signori, non importa, l'importante è finire. No, peccato, no, quello non doveva succedere. Quello non doveva succedere. Quello non doveva succedere. No, sono davvero una scimmia. No, fuck. Cosa succede? Oh, mamma mia. Come si chiamava prima quella cosa del tizio che era Poldo? Cosa? Nicocado Avocado. Perché hai fatto la versione bella del... Shut up! Ok, ci siamo. Tanti auguri, Napoli. Io quindi dunque. La Coca-Cola normale o zero? Zero, zero, possibilmente zero, grazie. Boom, boom, boom. La Coca-Cola zero, boom, boom, sì. Succede. Io sono stato molto... Catanzanesi che catanzano. No, ho sbagliato a leggere. Ho letto tutto sbagliato. Tiene un foglio con scritto canone. What the fuck? Io ho dovuto disegnarla sta roba, mi dispiace. Quale, il canone Rai? Sì, ho dovuto, quella cosa che ti è arrivata io l'ho dovuta disegnare. L'importante è che si è capito. Credo di sì, credo. Come si fa un cuore con le mani? Le mani? Ok, ho creato un JoJo. Non sono sicuro che questo non sia una papera. Sedia, posso vantarmi in chat? Sì, quanto vuoi. Di cosa? Non lo so. Ma basta che tieni le cose not safe for work fuori, però. Allora, c'è bisogno di fare il vadafim, fadavum, fadapam. Vadafim, vadabim, vadabum. Allora, chi capisce chi è questo personaggio gli do 5 euro. No, io l'ho capito. Grazie. Ma tu l'avevi disegnato prima. No, non era quello che è capitato a me. Ah, è difficilissimo. Secchiello. Oh, comunque scrivere in questo gioco è la cosa più stupida. Perché mi ha fatto una riga gialla nel nulla? Vabbè. Adesso come la copro? Ok, fantastico. Facciamo così. Così. Le proporzioni sono completamente sbagliate, ma sapete che cosa vi devo dire io? Io mi sono totalmente abbandonato per questi disegni, però va bene così. Io ti sento veramente fin troppo concentrato. No, mi sono lasciato completamente andare, va bene. Vuol dire che ti sei lasciato entro andare? Questa partita devo fare la mia nuova opera d'arte. Un'altra opera d'arte? Peggio di quella di prima? Quella di Pingu è tanta roba. Quella di Pingu era magistrale, abbastanza magistrale. Era molto bella. Vedo se riesco a fare le ombre in tempo. Pingo, 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 Pingu. Vabbè, chi vuole capire capisca. Beh, chi basta, non vuole capire non capisca. Mi sono scocciato. Ah, se io gli faccio tipo questa cosa qua, tipo... Tu l'hai fatto così, io prima mi sono ammazzato a farlo giusto. Che cos'è questa? Ok. Sì, lui è... C'è scritto poi suona. Che cosa ho scritto? JoJo o infobinato, sì o no? Sì, è corretto. Era difficilissimo. Ehi, poveri, avete visto il mio nuovo stemma? Coi poveri, intendo anche te. Perché? Che stemma c'hai? C'hai quello del VIP? Ah, c'hai 9 mesi! Bellissimo! No, no. Ce l'ha anche Bruno, però. Porto seduto su sedia a 2 gambe che fa il... Questo non lo vorrei disegnare, però, effettivamente. Mi è arrivata una frase incompleta.
Allora, facciamo così. Facciamo prima il personaggio che è sopra di me. E cerchiamo di farlo nel modo più... Cioè, non c'è bisogno che sia bello. Lui lo sa che è bello, no? Non dite a Poldo che gli ho fatto un complimento. Ok. Ok, lui è felice. Fantastico. Bidibim bidibam. È decisamente troppo piccolo per essere Poldo, perché lui è di solito più grande di un grissino. Ok. Ha le gambe che sono piccole. Perché si è seduto in modo gentile, no? Si è seduto in modo gentile. Si è messo così. Poi gli faccio così. E poi lui è seduto su. Facciamo che io mi giro, no? Facciamo tipo così, no? Così che ho la faccia magari che sto sfastidiata. Così. È troppo tryharding questo momento. Ok, ecco le mutande. Queste sono le mutande. Le mutande, scusa? Hai detto mutande? Ah, no, no. It's mutande momento? Il problema momento. È che... Come disegno la seconda parte di questa cosa? Edia, prova a dire... No, non lo dico. Non dite a Poldo che gli ho fatto un complimento. Vabbè, sì, non glielo dite. Grazie. Per favore, non glielo dite, perché poi altrimenti lo userà contro di me. Giusto. Io direi che possiamo colorarlo. A modo mio credo di aver fatto del mio meglio. Il cappello di Poldo è verde, le sue maglie sono rosse perché lui è Nicocado Avocado. C'ha gli short di solito lui, quindi farò tipo così. I shorts. Sì, io sembrano fin troppo piccoli questi short. Non credo abbia altro, sì, effettivamente. Ho finito. Quando sono andato da lui non aveva altro, giuro. Sì, tipo Batman. Finito a colorare. Senti, a tutta ora in poi verrai chiamato New Dorian B. Ma per me è un privilegio. Ma guarda, questa. Allora, signori, work in progress. Il muro di Trump. Ah. Ha senso? Attacco... No, è vero, questi sono pompelmi. Che cosa sta succedendo in questa immagine? L'attacco dei pompelmi. Ah, attack on pompelmo. Ha senso? Io voglio l'immagine. Io voglio l'immagine di un pompelmo gigante colossale. Peccato, arrivasse a me questa frase e avrei disegnato qualcosa di interessante. È vero. Andiamo a vedere. C'è anche Mr. Poldo Akbar, ma è proprio quello vero? Fico. Sì, proprio. Da Drake, ma è da di Drake. Basta. Scusami. Oh, però che corpo da Drake. Mi piace, bello. Ma sei corpo. Non spara una freccia ad Adra che è palestrato. Cosa? Okay. Non credo che abbia capito che ero io. Da Croxone, ciao bello. Bello che faccio con le gialle in su. Ah, ecco, Cupido che. Cupido che? Bellissimo. Ciaone. Ma è non sapevo cosa un angelo che. Esatto, che? Un angelo che. Che? Ma è bellissimo. Che? Beh, c'è pure le braccia allargate tipo che? Ma è stupendo. Getting over it, play getting it over for free now at site. Da Drake. Ah, si sono arrabbiati con te. Non lo qualcuno che non disegna perché non sa l'inglese. È letteralmente la pubblicità che avevo a sinistra. Ma quello di getting over it, scusami. No, non sex. Persona non sa cosa significa sex moai. Moai? Shut up. No. Io questa non... Foto della prostata. Edo, tu hai fatto... Dove devo mettere il pipo? Che cosa? E non ma che foto dire... della prostata? Fantastico. Fantastico. RTX Alex, bellissimo. Grazie mille del Prime, gambe bro. Su Genshin Impact. Addirittura. Un bacione, bro. Questa era complessa. Ah. No, Gimal, dovevi un'opera d'arte, ma bellissimo il pipo piccolissimo. Genshin Impact, a Reggio Puglia. Va bene. Ha senso, no? È giusto, esattamente a Reggio... Perché forma di... Mi sta collassando. Allora, quella... Un è quella... video di Genshin Impact no, incartato. No.
Peperoncino guarda l'oroscopo su un piano cartesiano. Ok, da cosa si doveva capire che era di Genshin Impact? Piano cartesiano, ha detto piano cartesiano. Cosa vuol dire? Bellissimo. Ma poi l'oroscopo, perché l'oroscopo? Non lo so. È forse quello il simbolo di qualche È il piano cartesiano, signore. Edo fa il suo gioco a Subway Surfer. Va bene. È difficile questa. Sono tanti piselli. Edo apre un portale interdimensionale e entra in Under. In Under. In Undertale, in credo, Under. Volesse dire. Lol. Vabbè, in Under, è entrato sotto. I giganti cucinano sedia piccola a quattro gambe. Ha senso, credo. Dove, cosa? Dove è la cucina? Oh mio Dio, è questo che mi è arrivato? Non lo so. No, non è mi è arrivato questo. L'avvocato. Da Drachedo che disegnano dei pompelmi. Ah, dei, ma sono... Perché tra parentesi? Vabbè, perché voleva dire che gli dei sono i pompelmi. Ah. Pompelmi. Cioè, oh, non mi trattare male. Mister Paul Dockbar, non sapevo disegnasse così bene. Vecchi guardano i mandarini. Guardano. Vecchi guardano. Ah. A me è arrivato questo. Ecco, erano vecchi quelli. Attacco a un pompelmo. Attacco a un pompelmo. Attacco a un pompelmo. Non era proprio quello che avevo in mente, però va bene. No, lo so cos'è un piano cartesiano, persone, ragazzi. Era che non fanno ho... gli auguri su TikTok ballando. Oh no, no, perché quella emoticon? No, bellissimo. Adoro. Tra l'altro, tanti mi è uscita quella Napoli. Pubblicità mille volte. Auguri Napoli. Auguri Napoli. Brava Napoli. Niente, brava Napoli. Ce la posso fare. Ah, allora è una torta napoletana strana con i fuochi d'artificio. Festa per lo scudetto del Napoli. Va bene, ha senso. È quella, secondo me. È lo scudetto, sì. Oddio, c'è quella di Genshin Impact. Avvocato mangia sedia sotto la pioggia. Ah, questo era decisamente diverso. Stava mangiando una sedia. Va bene. Ah, è a me è arrivato. Cado avvocato, ma è Poldo che mangia merda sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Super carino questo. Mangia la pupù. Io avevo capito Poldo che avvocato profilo ufficiale. È proprio lui, guarda. Oh mamma mia. Ah, c'è che il canale supremo di Poldocado Macaco Mocado Micaco. Macaco Mocaco Micaco è un 3D parola. Fusione Poldo e sedia. Wow, di ok. Nuovo, ma di nuovo. Ah, Poldo e sedia. Stavolta. Ah, mi avevo letto, c'è pensavo fosse metal. Poldo a due gambe. Pensavo fosse Mitol, nel senso io alto, ma senza una L. Metal. Ah, erano gambe di sedia. Poldo canta il suo genere preferito, il rap. Perfetto. Chiaro? La in rima. Ah, Poldo okay. In kimono rappa. In kimono? Ma non ha senso! È bellissimo. È parappa di rapper. Gatto religioso. Oh, ah, carino, bello quindi questo. Quindi è cattolico. Grazie da Drake. I am religious, I swear. Un gatto si sacrifica per Satana. Si autosacrifica. Pico? Per addio. Satana, addio. 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 Il gatto si uccide nel nome di Satana. Perché così con tanta rabbia l'ha detto? Il tuo gatto si uccide. Miau. Gatto che viene sacrificato. Perché tu viva. Ah, miau, tra parentesi, viva Satana. Ma poi viene sacrificato da dove? Ma è tremendo questo disegno, è bellissimo. Francesco Totti Freezer. Oh no, perché non è arrivato a me? Ma è bellissimo, è un freezer. No, è letteralmente un freezer. Totti che sedia che segna per la Roma. Totti che sedia okay. Che segna. Ce la posso fare, mi prego, basta. Boh, non segue il calcio. Totti Roma. Totti tira un calcio ad un pallone a Pua. Beh, giusto. Quindi. I palloni sono a Pua. Esatto. È arrabbiato. Non è a Pua, non è a Pua quello. Tortellini alla Dibba. Alla Paolo Dibba, la De Geroma Daie. No, dai Roma Daie, no, grazie. Sedia che balla un lento con Edoardo fa il suo. Niente. Il vuoto cosmico. No! Cosa sta succedendo?
No. Va bene. No, mi è stato bellissimo, tipo tutta l'ansia di vedere il disegno. 6 Scusa, e lo fa il suo senza mani e con orecchie arancia. Ma non era Edoardo. Ma scusami. Ho capito. Non sono così bello io. Dadra che dice: Pascoli è un pascolo di pecore. Non c'era il pascolo. Dove di era? Non c'era decisamente. Pascoli. No! No! Quella era letteralmente. Un uomo che urla: Pascoli ha delle pecore. Ma questa è la blackface? Perché era letteralmente da Drake che poi a un certo punto: oh mio Dio, ho premuto per sbaglio e è finito il tempo. Mi ha censurato. Ha fatto la blackface. Joseph Star non paga il canone. Ecco, mi è arrivata questa. Io ho cercato di farla bene. Ma è bellissimo. Canone Rai non pagato. Giorgio tiene un foglio con scritto canone Rai. No, ma c'è scritto non pagato. A me, io decisamente diverso. Gio da... ha un foglio con scritto canone Rai. Chi è Joe? Joe ha un foglio con scritto canone Rai. Joe. Indignazione per il canone Rai. È giusto. Indignazione. Mamma mia, il verbo proprio. Poldo che si siede su sedia. Famoso. Oh oh. Ehi, cos'è questa cosa? Ehi. Poldo romanticamente seduto su sedia. Beh, certo. Che poi è incredibile, comunque facciamo gli stessi disegni. Oh, ma che cosa? Tu molto meglio, però. Stranamente. Poldo seduto su sedia a due gambe che fa il cuoricino. A me è arrivato l'ultimo, mi dispiace che vi debba rovinare. Cosa ha scritto sulla maglia? Poldo ma si siede su sedia, un teschio. Ma lei non approva. È Bob Marley, cioè, non credo che lo salverò, però. Boys! Bellissimo, bellissimo. Allora, io non credo che facciamo un'altra partita perché altrimenti dura un'eternità e sento Edo che sta distrutto. Abbastanza, un pochino, sì. Sì, quindi penso... È stato bellissimo, tra l'altro adesso voglio andare a vedere perché ne ho salvati tre. Uno è questo. No, più che altro sto... Cioè, mi ha proprio... Le risate mi hanno proprio dato tutta l'energia. Ha disintegrato questa cosa. Allora, c'è Poldo che si siede su sedia. Poi c'è... Ok, questo è quello che abbiamo visto adesso. Sì. È molto carino. Poi ho salvato questo, che è molto cute. Oh... È carino questo, è molto carino, sì. Un susseguirsi di immagini cute. E poi c'ho questo, che era quello con il capolavoro di Edo. Mamma mia. Ma è un capolavoro! Questo è un capolavoro! È stupendo. Grazie.